Il fenomeno delle truffe è un campo molto ampio ed è in evoluzione. E problematico sta diventando lo spoofing telefonico, che è una truffa in cui il malintenzionato riesce ad alterare il numero di telefono che viene visualizzato dalla vittima. Non sono mancati anche nel nostro territorio i casi di spoofing telefonico, anche con il numero della polizia postale, altre forze dell'ordine, istituti creditizi o altre istituzioni. Per questo si consiglia di chiudere la chiamata e di richiamare lo stesso numero. Anche il trading online è diventato molto problematico per il nostro territorio, facendo migliaia di vittime con perdite in denaro di migliaia di euro. Gli esperti della sicurezza cibernetica nella Polizia Postale di Ravenna consigliano di contattare le forze dell'ordine e di verificare sempre i rapporti che si creano online. Questa transazione è stata oggetto di spoofing telefonico, ovvero dei truffatori si sono qualificati come poliziotti facendo apparire il numero del nostro ufficio. Questa tecnica di spoofing telefonico non fa in modo che se si richiama lo stesso numero, diciamo, con cui si è ricevuta la telefonata, si riesca a ricontattare i truffatori. No, automaticamente il numero selezionato è quello del reale utilizzatore. Quindi, se si riceve un numero dalla nostra sezione che non è quello e si richiama lo stesso numero nel thread dei messaggi, rispondiamo noi. Ecco, quindi è meglio sempre verificare chi chiama. Oltre a spoofing, anche il trading è diventato, diciamo, una moda della truffa. Esatto, con l'avvento dell'intelligenza artificiale è sovente trovare nei vari social media pubblicità di persone famose, attori piuttosto che anche politici, dove con un artefatto appunto dell'intelligenza artificiale parlano di investimenti fatti con il trading online. Dicendo appunto di aver effettuato piccoli versamenti e guadagnato tantissimi denari. Ecco, questo è l'approccio iniziale. Dopodiché si intraprende una relazione, tra virgolette, con il finto broker, il quale con raggiri piuttosto che con promesse a vario titolo di far aumentare il capitale, fa sì che la vittima depositi ingenti somme di denaro, che poi alla fine non potranno più essere prelevate.